Ministro, io sono orgoglioso e felice stamattina. Queste le parole con cui il presidente secondo Amalfitano ha accolto il ministro Renato Brunetta in visita sabato 2 aprile presso la sede Formez Italia di Pozzuoli. Ad attenderlo tutto il personale, che in un giorno non lavorativo non ha voluto rinunciare all'incontro con il ministro. Amalfitano ha così potuto presentare la squadra che ha favorito il raggiungimento di un obiettivo molto ambizioso, il concorsone di Napoli concluso in soli 10 mesi. Ha ringraziato tutti i suoi dipendenti, anche quelli della sede di Roma, non presenti perché impegnati nell'organizzazione del concorso per la scuola superiore. Il ministro ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la professionalità dimostrata dal personale di Formez Italia. Centro di eccellenza l'ha definita, perché con il suo operato ha realizzato una importante innovazione culturale, politica e sociologica. Abbiamo fatto un concorso trasparente, l'amministrazione del comune è stata correttissima, ha concluso il ministro. È un grande cambiamento non solo per la città di Napoli, ma per tutto il mondo della pubblica amministrazione. Al termine del suo intervento, Brunetta ha proposto a Formez Italia di collaborare alla realizzazione di nuove sfide. Questa è la cosa più straordinaria che possa fare la politica, la buona politica, cambiare il mondo.